riporta anche la app di OneFootball, sono 22 i convocati da Stefano Pioli per questo suo debutto a San Siro sotto la pioggia in una giornata fresca, temperatura ideale comunque perché non fa freddo, temperatura intorno ai 15-16 gradi nel giorno del suo compleanno. Una sorpresa però un po' negativa: fra i 22 convocati non c'è Bonaventura, che ha risentito di un problema muscolare. Forse sono figli di un'assenza molto lunga e quindi non potrà essere neanche fra i convocati, come del resto Samu Castiglieco e Giunco Lustroso e Calabria, perché squalificati, uno per doppia munizione e uno per rosso diretto dalla panchina in occasione del match contro il Genoa. Sono 22 i convocati, rimane il dubbio Rebic-Çalhanoğlu. Ieri sembrava Rebic, ieri sera erano salite le quotazioni di Çalhanoğlu, oggi sembra tornato in vantaggio Rebic, ma saremo più precisi più avanti nell'imminenza della partita. Sarà una partita che il Milan deve affrontare cercando di vincere e convincere, e quindi siamo curiosi di vedere come avrà sistemato le cose sul piano psicologico l'allenatore Stefano Pioli. Intanto oggi l'Inter, dopo aver dominato la partita, ha rischiato nel finale, da 4-1 è finita la partita 4-3, quindi l'Inter si è ulteriormente allontanata, come del resto l'Atalanta solo di un punto, il Napoli di 3, quindi è importante che il Milan riesca a tenere la classifica più corta possibile per quello che riguarda il quarto posto. Già oggi riuscisse a vincere contro il Lecce, raggiungerebbe, dopo un inizio totalmente negativo, riuscirebbe a raggiungere la Lazio, in attesa poi del risultato delle altre avversarie lì vicine di classifica. Quindi è un Milan che cercherà oggi, soprattutto, purtroppo non aiutato, ed ecco l'altra notizia, dai tifosi che saranno presenti, tanti col cuore, ma mancheranno i cori, il pum pum, speriamo, se dovesse entrare nel corso della partita Pionte, che dovrebbe partire dalla panchina, mancano i cori e l'affetto della curva a livello di voce, perché a livello di cuore saremo tutti lì con i ragazzi, la curva sarà come sempre lì con i ragazzi, ma non con la voce, solamente con il cuore, con la mente. E quindi questo non aiuterà i ragazzi, però la curva è stata decisa quanto civile nell'esporre degli striscioni per sollecitare un migliore rendimento, perché come tutti, curva o non curva, siamo in attesa di un Milan che incomincia a imboccare una linea da Milan, una strada da Milan, un cammino da Milan, non questi alti bassi, queste umiliazioni, questo cammino che lo fa già da fine settembre non contare più nulla per il primo o il secondo posto. Quindi la curva esprime in maniera civile, senza cori e con striscioni, totalmente tranquilli, ma nello stesso tempo stimolanti, perché insomma la curva è sempre stata vicina ai tifosi, non solo la curva, i tifosi sono sempre stati vicini. Vado in trasferta spesso accompagnando mio figlio proprio in mezzo ai tifosi che arrivano da tutta Italia, e vedo nei loro occhi, nei miei occhi, lo scoramento quando vedono delle prestazioni lontanissime anni luce da un Milan che la storia ha abituato sempre a vedere. E dunque la formazione che affronterà, vi lascio ancora un dubbio, è Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez, sembra Paquetà a destra e Kessié a sinistra, lì devo capire per quale motivo abbia effettuato questa scelta Pioli, con Biglia centrale, Suso, Leao, e lascio ancora il dubbio Rebic, Çalhanoğlu. Ha provato a lungo tutti e due ieri, un po' più Çalhanoğlu di Rebic, ma oggi molti dicono Rebic. Vi lascio questo dubbio. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegari.